Bene, amici ed amiche, questo è un video editoriale non personale, perché poi non mi piace mai mettere le cose a livello personale. Però mi sembra che sia giunto il momento di dire basta ad alcune cose. Non perché l'arciere si è montato la testa, oppure chissà che cosa ha in mente, eccetera. No, ma semplicemente il buonsenso. Allora, nelle conferenze stampa si chiamano conferenze stampa perché comunque vi partecipano i protagonisti della conferenza stampa, in questo caso quella di questa mattina erano il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia e i giornalisti. Le conferenze stampa servono a dare la possibilità, in questo caso dell'istituzione, dei consiglieri, di comunicare. E dei giornalisti di stare lì, prendere appunti e raccontare quello che succede. Qual è diciamo, la nota stonata che ormai è diventata quasi prassi, no? È quella di portarsi dietro il pubblico, ma a volte il pubblico ci sta, ma quando è un pubblico comunque istituzionale, quando è un pubblico che se ne sta lì bello tranquillo. E non rompere scatole, tra virgolette, o addirittura fa quello che dovresti fare tu, cioè il giornalista. Insomma, c'è un po' di confusione che bisognerebbe, secondo me, a questo punto davvero mettere una pezza definitiva. Le conferenze stampa sono ad uso esclusivo dei giornalisti. Basta con queste interferenze, anche perché ogni volta. Se qualche giornalista si permette, come me, forse sono l'unico, di dire guarda che tu non hai titolo a stare qui, apriti cielo, sembra quasi che dica una corbelleria. Bene, questo signore, questo avvocato, sedicente avvocato Frank Polimeno, non aveva nessun titolo a stare lì nella conferenza stampa, anche se dice di essere stato invitato dal consigliere Massimo Ripepi, ma nelle conferenze stampa ci vanno solo i giornalisti e coloro i quali devono fare delle comunicazioni, in questo caso i consiglieri comunali. Poi, oltretutto, c'è stato anche uno che mi ha detto non riprendere perché qua violi la privacy, eccetera. Cioè, ma siamo proprio impazziti. Cioè, in una conferenza stampa faccio violazione della privacy alle persone. Cioè, ma che caspita ci venite a fare? Adesso io mi auguro. Farò una richiesta per iscritto al Presidente dell'Ordine dei giornalisti, farò anche una richiesta al Presidente del Consiglio Delfino, che comunque nelle aule di Palazzo San Giorgio, ma anche nelle aule di Palazzo Alvaro, quando c'è una conferenza stampa, il pubblico non ci deve essere, anche perché è un pubblico che ti condiziona. Cioè, se fai una domanda che non è gradita, non è stato il caso di oggi, ma è successo. Intanto, scusate, becchiamo l'elicottero. No, non è il caso di oggi, no, ma nelle conferenze stampa a volte c'è il pubblico che è dietro, se fai delle domande che sono proprio impertinenti, inizia a rumoreggiare quasi come a farti pressione, cioè chiaramente ne esce fuori che cosa? Ne esce fuori che tu sei lì a fare il tuo lavoro da giornalista e non sei sereno, nel senso che non sei tranquillo perché c'è quello che ti pressa di là, quell'altro che poi cerca di scavalcarti, quello che addirittura si permette di fare poi gli interventi come se fosse il protagonista. Dici, ma sono un cittadino, ho capito, un cittadino ha tanti altri modi di parlare, ma sicuramente non è quella la sede giusta, cioè non è la conferenza stampa, non è la sede di dare voce ai cittadini, a meno che non sia il cittadino stesso a indire quella conferenza stampa. Cioè mi sembra così banale, così stupido, e invece così non è. Adesso allora è arrivato il momento di dire basta, basta, nelle conferenze stampa, per quello che mi riguarda, ci devono essere solamente i giornalisti. E poi un pubblico selezionato, se ci sono delle istituzioni o altro, lì, ma che ci sia così pubblico, neanche identificabile, ho identificato, veramente mi sembra una barzelletta. Oltretutto non vado nelle conferenze stampa a litigare, ci vado per lavorare, quindi molto probabilmente questi signori, dico in generale, non hanno altro,
da fare probabilmente, però se vengono devono avere, cioè, se vengono, no, non devono proprio venire. In ogni caso, la sintesi è chi non rispetta il tuo lavoro o addirittura il lavoro altrui merita tutto il mio disprezzo. Questa è la sintesi di quello che si è verificato oggi in conferenza stampa. Quindi più rispetto, diamo più valore alle cose. Una conferenza stampa è una cosa seria, non stiamo lì a dare spazio a questo sedicente avvocato Frank Polimeno che ad ogni occasione è lì a fare il suo comizio. Non è quella la sede, pertanto prenda nota Frank Polimeno e che comunque si prenda nota che così non si può più andare avanti, bisogna finirla con queste clac del cavolo che non fanno bene a nessuno, non sono utili né a chi fa la conferenza stampa, tantomeno ai giornalisti. Per cui cerchiamo di evitare e di darci una regolata. La civiltà passa anche da qua, beccatevi questa altra bella frecciata dell'arciere Luigi Palamara. Alla prossima.